Ciao ragazze e ciao anche ragazzi. Allora, oggi faccio un video sulla review dei pennelli Avon che mi è stato richiesto da Patrizia Cangiami. Patrizia, mando un bacio a te e uno alla tua Bianca. E visto che ci sono, voglio risponderti anche così una domanda che mi hai fatto su Facebook, sulla pagina Facebook. Mi hai chiesto che vorresti comunque diventare presentatrice Avon, vorresti provarci, e mi hai chiesto se il pacco che ti arriva a casa lo devi pagare oppure è già tutto pagato dall'azienda. Ovviamente non è già tutto pagato dall'azienda, sarebbe una cosa meravigliosa, ma purtroppo non è così. Il pacco che ti arriva a casa contiene dei prodotti che li ordini tu, e quindi magari i prodotti che hai ordinato tu li devi pagare, oppure dei prodotti che ti ordineranno le clienti. Quando tu consegnerai questi prodotti alle clienti, le clienti ti daranno i soldi di quelli che ci sono comunque sul catalogo Avon. Quindi se per esempio una cliente vuole questo mascara che costa 6,95 più un altro prodotto che ne costa 4, fa il totale e la cliente ti deve pagare il totale. Di quei soldi che tu prendi poi da ogni singola cliente, cosa devi fare? Li metti tutti insieme e li metti da parte. Nel pacco Avon ti arriverà un bollettino con la cifra che tu devi pagare all'ufficio postale. Ovviamente quella cifra non è la cifra intera di tutto l'ordine, ma è una cifra scontata, perché da tutti quei soldi che tu hai messo da parte ci sarà comunque anche il tuo guadagno. Quindi, appunto, per questo il bollettino sarà scontato. Per esempio, se tu hai fatto un ordine, che so, di 300 euro, ti faccio un esempio, non prendermi alla lettera, sul bollettino non ci sarà mai scritto 300, ma troverai scritto, che ne so, 250, per esempio, ecco. Sarà sempre dimezzato perché da tutti i soldi che tu hai ricavato deve uscire anche il tuo guadagno. Quindi semplicemente questo non viene pagato dall'azienda. La cosa buona è che quando ti arriva il pacco a casa tu non gli devi dare nulla, perché appunto devi pagare tutto dopo all'ufficio postale una volta che hai consegnato i prodotti alle clienti. Spero di essermi spiegata bene. Se hai ancora qualche dubbio, non esitare a chiedermi qua sotto, ti rispondo volentieri. Passiamo invece a questo video di oggi. Allora, i pennelli Avon. Io non ho tutti i pennelli Avon a disposizione, ne ho 1, 2, 3 e 4, quindi 4 pennelli su 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ok, cominciamo subito. Io faccio riferimento, per farvi vedere un po' i pennelli che mi mancano, al catalogo di campagna 18, perché quello nuovo della campagna 1 ancora non ce l'ho. Il primo pennello che mi spunta qui a disposizione è questo pennello per ombretto, questo qua, pennello per ombretto con lo spumino, che a prezzo pieno è 8,90 euro, mentre qui è scontato a 4,50. Questo pennello io non ce l'ho, come vi ho detto, però ho avuto modo di provarlo e di usarlo, e devo dire che è davvero molto valido come pennello. La cosa che un po' non mi convince è che questi pennelli così da sfumatura per l'ombretto si trovano a prezzi molto inferiori, quindi se lo comprate già a 4,50 sì, potrebbe essere un buon prezzo, ma a prezzo pieno non ve lo consiglio, perché appunto in commercio se ne trovano altri. Il pennello da fondotinta, se non vado errata, sì, che vi faccio vedere io perché già ce l'ho. Ok, questo è il pennello da fondotinta, mi è arrivato in questa custodia con la scritta Avon. E questo è il pennello. Le setole sono abbastanza morbide, però diciamo che mi sembrano sintetiche, sì, saranno sicuramente sintetiche. Allora, il prezzo di questo pennello, prezzo pieno, è 12,50 sul catalogo, e sul catalogo di campagna 18 è scontato a 5,95.
Allora, come mi sono trovata io con questo pennello? Ho provato a stendere il fondotinta diverse volte con questo pennello, ma non sono mai riuscita a trovarmi bene perché dopo ci devo ripassare sempre la spugnetta perché quando si stende lascia tutte i segni delle setole del pennello, quindi ci devo ripassare la spugnetta e ci perdo tempo. Quindi se proprio questo dovessi ricomprarlo, non lo ricomprerei, però ormai che ce l'ho, cerco di usarlo e magari lo uso quando devo fare il contouring e l'highlighting con i prodotti in crema, oppure per mettere semplicemente il correttore. Ecco, questo va pure bene per mettere il correttore se volete, che ne so, sistemare il naso con il contouring e l'highlighting. Ecco, ok, si può fare, ma per stendere il fondotinta un po' meno, quindi diciamo che io non lo ricomprerai, o meglio, non ve lo consiglio, preferite la spugnetta. Un altro pennello che io ho sempre è il pennello viso di Avon, che non mi hanno consegnato con questo astuccio perché questo l'ho messo io, ma c'era una bustina trasparente che è quella che va strappata per proteggere il pennello. Il pennello è questo, così. Questo ha le setole più morbide rispetto al pennello da fondotinta, però anche queste sono sintetiche. A prezzo pieno costa sul catalogo 12,50 ed è scontato in campagna 18 a 8,50. Secondo me per questo tipo di pennello, ripeto, ce ne sono altri in commercio a molto meno. Ecco, pure quando è ancora scontato lo trovate anche a un prezzo minore di 8,50. Passiamo alla stesura. Queste setole, a mio parere, sono delle setole troppo fitte, troppo compatte. Quando prendete il prodotto, se è una cipria, magari non ci fate caso, soprattutto se è una cipria trasparente, ma se è un fard, dovete stare attenti, o la terra, a fare un tratto molto molto leggero, quasi un tocco impercettibile, perché vi lascia una chiazza che poi fate difficoltà a sfumare e quindi sembra proprio che il prodotto sta messo là. E insomma, ecco, fa fatica a sfumare questo pennello. Lo uso principalmente per la cipria. Per il fard cerco di starci molto molto attenta e di andarci molto molto leggera. Passiamo a un altro pennello che ho comprato da poco ed è il pennello labbra retraibile. Questo pennellino qua, che la scritta Avon si sta cancellando, ed è questo che ecco, mi dà problemi. Ecco, è il pennello che esce così, con la punta retraibile. Di questo pennello sono un po' così. Allora, il pennello è validissimo perché le setole sono buone, riesco ad applicare il rossetto e il lucida labbra. Comunque il trucco delle labbra ormai lo faccio solo con questo pennello perché mi piace tantissimo. Il problema di questo pennello è che è stato realizzato in questo modo retraibile ed è un po' antipatico perché spesso il meccanismo, diciamo, retraibile si rompe, si guasta e quindi faccio fatica ad uscire il pennello. A volte mi rimane a metà nella mano e è un po' un rompimento di scatoline per questo motivo, però è molto valido. L'unica cosa è che, guardate, vi faccio vedere, ecco, vedete? Io sollevo, ma non esce, ecco, ora esce, però a volte rimane inceppato, quindi non lo so. Per il prezzo che ha, 8,90 a prezzo pieno. Se io l'avessi comprato 8,90, sicuramente mi sarei uccisa per un pennellino di questo, che poi in realtà nel catalogo sembra più grande, invece è proprio piccolo piccolo. Cioè, guardate la mia mano, è un pennellino veramente piccolo. Scontato in campagna 18 5,50, però 5,50 mi sembra un prezzo ancora più eccessivo. Io, se non vado errata, l'ho preso intorno ai 3 o ai 4 euro, sono qualche euro in meno, però già va meglio per questo tipo di pennello che fa un po' i capricci. Però ripeto, mi trovo benissimo. Pennello per il fard che io non ho e ve lo faccio vedere dal catalogo, è questo pennello.
che a prezzo pieno è 12,50 e scontato su questa campagna è 7,50. È un pennello che non ho, ma ho avuto anche modo di provare e ha le setole molto più morbide rispetto al pennello viso. L'ho provato solo qualche volta così da una mia collega Avon, giusto per dire, vediamo, fammi provare questi pennelli. E quindi non è che posso dare un giudizio, però ecco, io non lo so, non lo comprerei. Non lo comprerei a parte, cioè io nel mio caso perché ho già questo viso, però 7,50 euro per questo pennello che poi sul catalogo si trovano anche ancora più scontati, qua sono sempre scontati, ma sono sempre prezzi un po' altini, perché ripeto, se voi comprate un kit di pennelli, magari con 20 euro comprate tutto il kit di 12-20 pennelli, ecco. Quindi non lo so. Poi un altro pennello è quello per le sopracciglia, che è una novità che io non ho. È questo pennello a prezzo pieno, costa 8,90, mentre qui è scontato a 4,50. Ecco, questo è un tipo di pennello che io sul catalogo Avon non comprerei mai, a meno che non arrivasse al prezzo di 2 euro, 1 euro, perché ormai in tutti questi negozietti, questi negozietti casalinghi, si trovano questi pennelli magari della stessa qualità anche ad 1 euro. Quindi ecco, non, sicuramente non lo comprerei. Abbiamo poi il pennello Kabuki, che è di Avon, io non ho nemmeno questo, ed è questo pennello. Questo qua, che a prezzo intero costa 13,50 e qui è scontato ad 8,50. Ma secondo me questo pennello è inutile se avete questo da viso, perché più o meno ha la stessa funzione. L'ultimo pennello è questo per il correttore. Questo qua, pennello per il correttore, che non ho. Prezzo intero 8,90, prezzo dimezzato su catalogo 4,50. Non ce l'ho, non l'ho mai provato e non lo voglio comprare perché in sostituzione comprai tempo fa questa penna, questo correttore in penna, correttore illuminante in penna dell'Avon Magix, e anche se ho finito il prodotto, il pennello qui è rimasto e uso questo e devo dire che mi trovo davvero molto bene. Ora guardo qui nel catalogo. La forma non è uguale. Dov'è? La forma non è uguale, se ci fate caso. Non è uguale, però mi trovo bene, quello non l'ho mai, ecco, non l'ho mai usato. Però, ripeto, in questi negozietti casalinghi se ne trovano a molto meno, poi certo se li trovate scontati sul catalogo, vi consiglio di prenderli perché, diciamo, ecco, vanno bene. Poi la cosa buona è che ve li mandano tutti sigillati. Come pennelli sono finiti. Mi sembra che ce n'era un altro, quello angolato per le liner, ma mi è sfuggito. Vediamo se lo trovo. Non lo vedo. Comunque c'era il pennellino angolato. Forse su questo catalogo non c'è, però ecco, mi ricordo che c'era il pennellino angolato. Ora non mi ricordo il prezzo sul catalogo, ovviamente, prezzo pieno, ma penso che sarà sempre agli 8,90. Come pennello, diciamo, è buono perché si può usare sia per le liner, per le sopracciglia, per sistemare, diciamo, le sfumature nell'occhio. Sì, secondo me potrebbe essere un pennello valido, però a 8,90 magari se lo trovate scontato. E niente, questo era il mio parere sui pennelli Avon. Patrizia, spero che io sia stata esaustiva, sia stata efficiente in questo video. Spero che questo video ti sia piaciuto, spero che io sia riuscita a trasmetterti il mio parere, cosa ne penso davvero di questi pennelli. In generale, diciamo che sono buoni come pennelli, però certo in commercio se ne trovano magari gli stessi a prezzi più scontati.
Quindi forse ti conviene, se vuoi prendere proprio questi qua Avon, ti conviene aspettare che scendano di prezzo, oppure pazienza, vai e ne compri degli altri che non siano Avon. Se anche voi avete provato i pennelli Avon, fatemi sapere come vi siete trovati lasciando un commento qui sotto, così ci scambiamo informazioni, o magari se è un pennello che è nato per una funzione, lo usate per una cosa completamente diversa. Ecco, fatemelo sapere, magari ecco, ci scambiamo consigli, riusciamo a sfruttare al meglio questi pennelli, o se magari voi la pensate diversamente da me, insomma, fatemelo sapere. Non dimenticate nel frattempo di seguirmi sui social, sulla pagina Facebook e su Instagram. E niente, al prossimo video. Ciao! Gonna, questa gonna bronzo che prima non mi stava e ora mi entra tranquillamente.